In ogni epoca, al passo con i tempi, al servizio dell'agricoltura. Questo è lo spazio Gamei, il gruppo amatori, macchine agricole d'epoca. Questo è un sipario simpatico da EIMA International 2021, ma noi vi raccontiamo invece il trattore del futuro attraverso l'evento Toti Tractor of the Year. Sostenibilità, innovazione, digitalizzazione li troviamo anche ovviamente nel Toti Tractor of the Year 2022, perché qui si guarda sempre avanti. Allora, ne parliamo con Fabio Zammaretti, chairman appunto Toti in questo caso 2022. Abbiamo ripercorso insieme i vari modelli, oltre 14 che appartengono a tre categorie. Le ricordiamo: il Tractor of the Year, che riguarda appunto trattori da campo aperto senza limiti, Best Utility, trattore multiuso, Best Specialized, trattore da frutteto, vigneto, gli specializzati, ma poi c'è anche l'entrata della sostenibilità a pieno titolo. Esattamente, diciamo che da un paio d'anni a questa parte abbiamo aggiunto un premio all'elenco dei tre premi che si chiama Sustainable Toti. In questo caso tutti i partecipanti, tutti i trattori finalisti delle tre categorie principali sono anche finalisti in automatico per la categoria Sustainable Toti. In questo caso, diciamo, l'analisi della giuria va oltre quello che è l'analisi tecnica del veicolo, ma prende in considerazione quelli che vengono chiamati gli elementi che l'industria utilizza per arrivare ai propri obiettivi di sostenibilità. E principalmente sono legati alle nuove tecnologie, ossia come l'internet delle cose, piuttosto che tutti i sistemi di connettività che possono rendere anche la manutenzione predittiva, possono contribuire affinché i trattori siano sempre più sicuri, sempre più efficienti, sicuramente meno impattanti sul suolo e certamente meno inquinanti. Ecco, tra l'altro, diciamo, a questo punto svegliamo i vincitori per quello che riguarda il Tractor of the Year. Si tratta di John Deere 7R Auto Power. Per quello che riguarda la categoria Best Utility, ancora John Deere, in questo caso ovviamente un altro modello, Best of Specialized Reform Metrac. E per quello che riguarda il Sustainable Toti, ovvero il premio della sostenibilità, ritroviamo New Holland col modello T6 180, insomma quello che praticamente va a metano, la dico breve. Ma c'è anche un'altra grande novità in questa EMA, il fatto che ci sia lo show, la sfilata dei modelli che hanno partecipato, quindi non solo in video ma anche dal vero. Brava, esattamente, questo rappresenta, se vuoi, anche una nota positiva di un ritorno alla fisicità delle cose. Quindi i trattori negli ultimi anni o l'ultimo anno e mezzo li abbiamo visti unicamente in video, e quest'anno all'EMA abbiamo proprio un'area dove sono esposti tutti i trattori finalisti del Tractor of the Year 2022, chiaramente compresi anche i vincitori, quindi il pubblico potrà ammirarli e quindi sarà molto interessante. Grazie mille. Allora, trattore dell'anno, ma trattori e meccanizzazione agricola dell'anno e anche per il futuro.